Buon pomeriggio dall'Associazione La Periferia. Per la nostra rubrica Un quarto d'ora con, stasera siamo con Luca Borriello, direttore di ricerca di InWorld, che è l'osservatorio sulla creatività urbana. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Allora Luca, da quanto tempo siete a Ponticelli? Siamo ormai quasi da 7 anni a Ponticelli, la straordinaria Napoli Est. Abbiamo iniziato il nostro percorso qui in occasione di un bando della Fondazione Vodafone Italia. Riusciamo ad avere una compartecipazione anche del Dipartimento Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla stessa EAV, al tempo Circumvesuviana SRL, nella sua quota di Circumvesuviana, ci diede manforte. Riunendo una quarantina di altri partner territoriali, mettemmo su il progetto PUNTO, che ovviamente vuol dire raccolto, però è anche un acronimo, Creatività Urbana Napoli Territorio Orientale. Volevamo ricominciare dal nostro stesso territorio con una creatività urbana che fosse capace di portare una trasformazione anzitutto estetica, quindi una riqualificazione artistica, proponendo street artisti italiani di calibro e unendo questa attività, questa operazione anche alla rigenerazione sociale. Da allora è passato di tempo, il racconto si è fatto esteso e si è trasformato lentamente in il progetto che oggi viviamo, che è un po' la terza fase del progetto Punto, cioè il cosiddetto Parco dei Murales. Quali sono in particolare le attività che svolge l'Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana InWorld? L'Osservatorio InWorld è un ente nazionale riconosciuto anche da entità governative, oltre che dalla stessa base del fenomeno di cui parliamo, quindi il fenomeno del graffiti writing, il fenomeno della street art, dell'urban design, del muralismo, perché liberamente dall'associazione i fondatori si occupano di questo fenomeno quasi da 25 anni, benché siamo giovani, ma in realtà l'abbiamo vissuto dalle origini, diciamo così, sia in Italia sia in Europa. Come osservatorio ci siamo costituiti una decina di anni fa perché abbiamo rilevato l'importanza di fare anche un avanzamento di ricerca, cioè di unire alla pratica, quindi diremmo allo sviluppo delle cose che si fanno, anche un aspetto scientifico. E in effetti le due direttrici dell'osservatorio sono proprio la ricerca e lo sviluppo. Queste due direttrici si irradiano e portano il fenomeno laddove in realtà già c'è l'attenzione allo stesso, cioè nei famosi tre settori, pubblico, privato e no profit, e poi nell'internazionale, scenario europeo e extraeuropeo. Ci occupiamo quindi massimamente della valorizzazione della street art, della valorizzazione degli street artisti, la capacità di professionalizzazione degli stessi ci sta dando grande soddisfazione ultimamente, e anche di legarci tanto a organismi che ci consentano di maturare l'esperienza esattamente in questi settori. Quindi ad esempio il monitoraggio che facciamo di tantissimi comuni d'Italia, ormai quasi 200 per conto di ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ci dà, restituisce anche a un pubblico più ampio la cognizione di quanto l'ente pubblico sia desideroso, ultimamente in maniera addirittura più e piacevolmente approfondita, di opere di street art che dialoghino con la comunità. E quindi ricerca evidentemente esperti che noi mettiamo in rete, costituendo un tavolo interessante che sta scrivendo linee guida da conferire ad ANCI da rivolgerle come raccomandazione soltanto ai comuni italiani, riunendo invece facoltà, università in Italia nel numero di una dozzina. Abbiamo formulato il primo centro studi sulla creatività urbana, sulla street art, e in effetti l'apporto scientifico propriamente interdisciplinare ci ha consentito e ancora ci consente, anche con l'addizione di ricercatori non italiani, quindi con delle esperienze particolarmente interessanti, di conferire al fenomeno, in realtà già lo possiede, quell'elevazione culturale che è assolutamente degna del fenomeno stesso ed è assolutamente importante che si conosca. Poi c'è una business unit, chiamiamola così, cioè la capacità di focalizzare l'esperienza professionale degli street artisti accompagnandoli, premiandoli nel sistema dell'arte contemporanea, anche sui mercati, e legandoli magari alle aziende, quelle aziende che sanamente riescono non ad abusare del fenomeno della street art saccheggiandolo, qualcuno c'è ancora che fa così, ma piuttosto legandosi a street artisti nella considerazione che si ha di essi come fossero designer, quindi il design del prodotto, la capacità di lancio comunicativo fortemente referenziato sul segno grafico della street art o comunque
dei fenomeni, dei tratti visivi che lo contraddistinguono. E chiaramente tutta la ricaduta sociale, questo è il terzo settore, no, di cui parlavamo, con una strumentalità tipica della street art, ma anche del graffiti writing, come arti di strada in qualche modo, quindi assolutamente accessibili, o meglio, più accessibili di altre strumentalità un po' più accademiche, da mettere a disposizione di comunità, sostanzialmente anche comunità di minori, e soprattutto in luoghi come quelli periferici cosiddetti, che molto spesso subiscono una contingenza socioculturale ma anche socioeconomica che non dà grandi chance di espressione del capitale. Ovviamente parliamo del momento di crescita personale dei minori, parliamo dell'emersione di un talento e della soddisfazione di una vocazione. Tutto ciò è assolutamente nelle nostre corde da un punto di vista creativo, quindi creatività urbana, nel senso che tale creatività, secondo la nostra strumentalità, viene accessoriata negli ambiti urbani, che non sono soltanto quelli di ricollocazione artistica, ma anche di ripensamento degli spazi comuni. Creatività urbana può essere istruire le pratiche per creare uno skate park in periferia, o piuttosto la stessa orticoltura urbana. È un modo di pensare creativamente uno spazio che magari non l'ha predisposto, non l'ha considerato. Impiantare giostrine laddove mancano, insomma, un pensiero laterale che passa di fianco alla cosiddetta periferia, la scorge come centro e in realtà la realizza come tale. Queste sono le attività che massimamente riguardano il nostro operato all'interno dell'Osservatorio Inward. Quali sono gli artisti che sono venuti a Ponticelli? Allora, abbiamo una bella campionatura, nel senso che a Ponticelli, interessandoci del cosiddetto, ormai chiamato fantasticamente, Parco dei Murales, ci sono 8 facciate. Il programma, che lentamente è maturato anche tra le nostre mani, noi non avevamo, come dire, una intenzione di questo tipo, cioè non è stata un'ingegneria sociale, non è stata una programmazione calata dall'alto. Lentamente sono accadute certe cose. La prima opera l'abbiamo vista prima, è tutto uguale su un che creatura, è chiaramente dell'artista Iorit, stimatissimo, conosciutissimo, stesso artista anche di altre nostre due produzioni, è famoso il Gennaro a Forcella. L'artista ha realizzato un'opera assolutamente verosimile, fotograficamente riconoscibile. Ayle è una bambina che esiste davvero ed è in un campo rom non distante da qui, ed è stata scelta da Iorit per la sua storia di integrazione sociale attraverso la frequentazione scolastica. Ci sono dei libri alla base del suo volto, che rende un sorriso al parco per le vicende che ci furono diversi anni fa nel campo rom a ridosso del parco. E l'artista è stato scelto, a parte per la sua bravura, per la sua ottima capacità di realizzazione, perché quella bambina doveva essere esattamente Ail, vera, no? Per portare non un simbolo dell'idea, di una fantasia, della integrazione, della tolleranza, come vogliamo dirlo, ma esattamente quella. E allora un artista che proponesse esattamente quella bambina ci sembrava opportuno. Siamo poi a questo primo duetto di opere, probabilmente dall'altra parte ne faremo altre due entro la stagione estiva, e abbiamo due opere molto interessanti. Questa qui più sui toni bruno, con un Pulcinella burattino che regge a malapena una console, un joystick, e risulta gravato dalla stessa, e sotto vanno in frantumi un cavalluccio di legno, un aeroplanino di legno, un fucile di legno, cioè, voglio dire, simboli del giocattolo tradizionale, del giocattolo in legno, schiacciati per l'appunto dalla preponderanza del tecnologico. In questo caso abbiamo chiamato Z1, che è un artista toscano molto bravo, il quale ha accettato la sfida di raffigurare, secondo una sua capacità già ampiamente esercitata altrove in Italia e all'estero, cioè fare giocattoli, fare scenari che sembrano essere delle rappresentazioni, delle messe in scena, come in questo caso si nota anche dal tendaggio. È stato perché gli psicologi che seguono il nostro progetto, connettendoci in maniera
estremamente proficua con la comunità locale, le famiglie del parco, 160 nuclei, ci hanno detto che alla base di Ael, tra i libri, essendoci uno strummolo, i bambini inclusi nel progetto in quel momento non lo riconoscevano, ma non riconoscevano neanche la trottola, cioè ne avevano chiaramente una memoria zero, essendo scomparso il giocattolo tradizionale. La riflessione non era troppo sulla privazione ad un minore del videogame, non era tanto questo, era semplicemente la riflessione sull'importanza del gioco, importanza sancita da carte internazionali, da raccomandazioni di organi europei ed anche oltre. Il fatto è che l'abuso chiaramente del mezzo tecnologico, soprattutto in contesti come quelli cosiddetti periferici, dove la disanimazione, dove l'alienazione sono già presenti, insomma, può diventare un elemento estremamente negativo. Dall'altra parte è vero che c'è il calore del gioco tradizionale, e allora la riflessione è stata portata esattamente per questo. Quindi la cosa interessante è che a seguito della realizzazione e quindi della lettura anche così articolata dell'opera stessa, ci sia stato qualcuno che ha promesso e sta mantenendo la promessa ai ragazzi del parco in dono dei giocattoli tradizionali, l'impianto magari di giostrine che si potranno fare in questa aiuola rimessa a nuovo, si spera presto, potrà essere il pandan dell'opera. Solitamente noi funzioniamo in questo modo all'interno del parco, che ti diventa anche un po' un modello, cioè tra riqualificazione artistica e rigenerazione urbana. Allora il messaggio lo si raccoglie dalla comunità, la problematica la si risolve in esclamazione, cioè positivamente, diventa manifesto, cioè diventa un'opera bella grande, a firma di un artista magari noto, per cui oltre a essere bravo te la amplifica come messaggio, e poi dall'opera si ridiscende sul parco in modo tale che si concretizzi il quantum sociale che è raffigurato all'interno dell'opera stessa. Quindi chiamandosi quest'opera, tutti i titoli sono in napoletano per un'immediatezza di comunicazione e per una radicalità territoriale, intendiamo anche questo, quest'opera qui non a caso si chiama Pazziello, Umani e Creature. Quindi anche il web, che sembra essere anche in mano a minori nel loro utilizzo pratico, nativi digitali, quotidiano, è una cosa che può nascondere insidie, non che non ci siano altre insidie altrove, anche nell'opposto del web e nell'opposto del digitale. Ma sappiamo il cyberbullismo, sappiamo quanto abusi di questi mezzi possono procurare, soprattutto a discapito dei minori. E allora un'opera del genere avverte anche qualcosa, come ad esempio l'immensità del web, è assolutamente da tenere in considerazione con delicatezza. È una pazienza e creatura, quindi attenzione, ma in mani e creatura metteremo strummoli, semmai, per riabituarli al gioco caldo, al gioco pratico, oppure di fianco alle giostrine si metteranno delle panchine, perché tutti i bambini del parco desiderano che magari di fianco ai loro giochi ci siano i nonni, i genitori, i fratelli maggiori, le sorelle, a stare con loro, no? Nel gioco, nell'intrattenimento. E la parola intrattenimento ci sposta sull'altra opera, è un'opera di Mattia Campodall'Orto, un artista friulano, che abbiamo scelto ancora per un altro motivo. Quest'opera non a caso si chiama Lo trattenimento dei piccerilli, è un altro modo di intrattenere. Se lì è l'integrazione, se qui è il gioco, il tema visivo di quest'opera è chiaramente la lettura, l'importanza della lettura. La lettura come esercizio di stimolo creativo, come certo evasione, capacità di portarsi oltre, ma secondo la nostra lettura e anche lettura partecipata dall'artista che è venuto qui a fare un lavoro eccezionale, secondo noi, la lettura è la chance di dare molte vite ai minori, in questo caso ai lettori, ma parliamo di minori. C'è Rosa lì insieme con un altro bambino che leggono un libro. Quel libro è Lo Cunto degli Cunti, si riconnette al progetto Cunto di cui parlavamo. È un testo estremamente noto di Gian Battista Basile, che fu scritto in napoletano. L'immediatezza della sua scrittura ha significato tanto al tempo della compilazione di questa raccolta di novelle, di favole. Sostanzialmente abbiamo sempre inteso Lo Cunto degli Cunti come una sorta di edutainment pregresso attraverso la lettura delle favole,
nelle diverse giornate di cui si compone lo conto degli punti, Basile comunque istruiva, comunque voleva dare, come dire, un messaggio morale sicuramente, ha una sua lettura anche adulta il libro, però ci interessava tanto che quel libro, o altri libri ovviamente, stimolassero la creatività dei bambini. In alto a destra c'è una frase scritta con un alfabeto speciale creato per l'occasione da Mattia Campodall'Orto, quindi probabilmente non facilmente leggibile, ma c'è scritto: la lettura è un'immortalità all'indietro. E c'è anche la U di Umberto e poi Eco. E una delle ultime frasi che Umberto Eco continuò ad esprimere prima di diventare anche egli immortale, e morì infatti un mese dopo, anche meno, che cosa intendeva dire? Che si arriva a 70 anni e si fa il conto anche dei libri, chiaramente secondo il suo punto di vista di erudito sommo, e avrei letto 10 libri, avrei letto 40 libri, quindi avrei vissuto molte vite, oppure avrei letto soltanto un libro e avrei vissuto una sola vita, dignitosissima la tua vita, comunque perimetrata nella tua sola esperienza. Le molte vite di cui parla Eco, allora diamole come occasione di alternativa, semmai, di fantasticheria all'inizio, ma poi forse di realizzazione concreta anche ai bambini, cioè non arriviamo ai 70 anni, noi iniziamo prima. Probabilmente quindi i bambini, i ragazzi, leggendo, stimolandosi a possibilità, stimolandosi a nuove vite, a possibilità ulteriori, riescono a rifuggire quella maledizione che è la predestinazione. Cioè tu comunque sei nato in un determinato posto, devi fare questo e basta, e finisce così. Invece con molte vite a disposizione, leggendo, cosa accade? Un miracolo, si trasforma l'ordinario in straordinario. Mattia Campodall'Orto ha fatto prima le fotografie delle persone del parco, che sono infatti sprigionate dalla lettura dei due bambini, dopodiché ha aggiunto a ognuna delle persone degli elementi che le hanno trasformate in personaggi. Quindi ha trasformato l'ordinario in straordinario. Allora c'è il signore che abita tra l'altro qui di fianco, gli è spuntata una pipa, diventa, non so, il vecchio saggio o qualcosa del genere. C'è il bambino con la piuma sul cappello, diventa un moschettiere a cavallo sul triciclo. C'è il cane, che è un cane mascotte del parco, si chiama Leone, gli spuntano le ali, diventa un cane di fantasia. E poi ci sono delle donne che hanno i diademi, delle principesse, insomma ci sono degli elementi molto interessanti. Il messaggio è questo, quindi: la trasformazione dell'ordinario in straordinario. E adesso ci portiamo all'altra opera, che proviene dalla somma di queste due, nel senso che c'è il gioco come chiaramente importanza, c'è poi la lettura come intrattenimento, però dobbiamo dire, se c'è una tensione di successo, se c'è un riscatto, un desiderio di evasione, maggiormente nei bambini, nei ragazzi, maggiormente a Napoli, maggiormente nelle periferie di Napoli, insomma, maggiormente secondo questi ingredienti, è inutile dirlo, questo è il gioco del calcio. Certo. E infatti in questo canocchiale visivo riusciamo già a osservare la gigantesca opera che hanno realizzato due street artisti siciliani. Si tratta di Mirko e Giulio, li chiamiamo così con affetto, Rosk e Lost, vedete la loro firma in alto a sinistra. È un'opera fantastica perché, a parte, come dire, giganteggiare su questo piazzale di cemento, dove delle linee pallide ricordano che c'era un desiderio di campetto, no? Di realizzare un campetto, ci sono due bambini che giocano a pallone, due bambini che stanno attendendo un pallone, no? Il messaggio è stato proprio questo, laddove la richiesta era forte, le luci si erano accese, no? sul parco Merola, chiamato ormai Parco di Murales. La richiesta da parte di molti, non soltanto dei bambini, anche delle famiglie, era che si realizzasse finalmente il campetto di calcio. Però sono un po' disegnati per terra con delle strisce pallide così, in realtà aspettavano il campo di calcio. Allora i due artisti, interpretando questa volontà, hanno realizzato
due bambini ideali, così, che giocano a pallone, che aspettano il pallone dall'alto. E quindi hanno chiesto a gran voce, e pare che si stia ottenendo un risultato positivo, di realizzare questo campetto, quindi su questo, su questa distesa di cemento, la possibilità di realizzare ciò che renderà questa grande facciata animata, cioè renderà veramente i bambini messi a giocare a calcio, insomma, su questo scherzato. Questi sono i quattro artisti che per ora hanno realizzato opere per noi, ce ne saranno poi altri quattro che entro l'estate sicuramente chiuderanno, come dire, il programma del Parco Merola, sempre combinando la loro capacità di riqualificare artisticamente con l'ingrediente giusto della rigenerazione sociale. Dunque, abbiamo recepito che coinvolgete la cittadinanza nelle vostre attività. Taluni sono anche dei soggetti proprio di queste opere d'arte. Ma le persone qui vi considerano parte integrante di un processo, oppure c'è difficoltà a recepire il messaggio che intendete mandare? Prima abbiamo sintetizzato anche così, cioè che le opere sono, hanno dei titoli in, in napoletano, vabbè, per immediatezza, ok. Sono maggiormente figurativi, quindi non ci sono opere grandemente concettuali, non ci sono opere geometriche astratte, cose del genere, ma non per una privazione di queste bellezze, queste altre bellezze a gente del posto, ma semplicemente per un'immediatezza e perché così sono venute fuori, raccontandoci cose con la stessa comunità. È chiaro che su 160 famiglie, magari un centinaio sono quelle che hanno una considerazione positiva di tutto quello che sta avvenendo, ma anche di più probabilmente. Sono stati fatti dei sondaggi da parte dei nostri operatori di Servizio Civile Nazionale, dei sondaggi proprio in carta, insomma, vis-à-vis persone che hanno dato dimostrazione di apprezzare a modo loro. E voglio dire, non c'è un graffio su nessuna delle opere. Sotto gli androni ci sono scritte di tutti i tipi. Androni che andremo a riqualificare con la stessa logica, però stavolta i bambini e i ragazzi potranno partecipare. Sulle grandi opere non possono partecipare, sono veri e propri cantieri. Ci sono dei carrelli elevatori che salgono a incredibili altezze e che hanno interdetto l'ingresso a chiunque, figuriamoci ai minori. I minori hanno partecipato con parte, insomma, dipingendo una parte bassa prima ancora che si iniziasse il cantiere vero e proprio, ma anche con la stimolazione creativa per gli artisti. Gli artisti grosso modo sono arrivati col 90% del bozzetto, diciamo così, dell'idea, no, da realizzare, e il 10% è stato creato a contatto con le persone del posto e soprattutto con i bambini. Immaginiamo che ci siano un paio di volte a settimana bambini, ragazzi e ragazze che fanno laboratorio di break dance, altri che faranno il laboratorio degli androni dipingendoli, altri ancora faranno laboratori di disegno, cioè ci stiamo attivando anche socialmente per coinvolgere sempre più la comunità. È chiaro, è innegabile che la prima volta che siamo entrati qui, avendo conquistato al comune ogni tipo di legittima autorizzazione, quindi, come dire, noi eravamo legittimati a realizzare le opere, perché questo è un parco di edilizia pubblica residenziale e quindi è proprietà comunale in qualche modo, quindi noi potevamo farlo. Però non è stato, come dire, mai fatto un ricalco sulla, di questo foglio, di questa deliberazione positiva sulla gente del parco. Si è cercato chiaramente sempre un dialogo, ma la prima volta è stato chiaramente scioccante arrivare con una gru. Posso immaginare che la gente del posto credesse si trattasse di una gru che andava, non so, sul tetto a riparare una condotta, un qualcosa. E in effetti si è realizzato un'enorme bambina rom che sorride e dà grande senso di conciliazione al parco. È un ottimo modo per iniziare. Ripeto, scioccante all'inizio, ma da ambo le parti, perché non avevamo esperienze pregresse. Quell'opera lì, Iorit, è stata la prima grande opera di street art a Napoli, quindi non c'era neanche, come dire, un precedente a medio raggio da qui, figuriamoci al centro. E quindi l'inizio è stato un po' particolare, però è stato acquisito poi dalla gente del posto questo pensiero, cioè l'idea di rendere più bello il parco, visto che molto spesso il bello tira a sé il buono e la riqualificazione porta alla rigenerazione, è un processo lunghissimo chiaramente, che la maggior parte delle famiglie nel parco ha a loro modo
inteso di voler intraprendere, e allora siamo un po' alle loro dipendenze, tra virgolette, cioè ciò che magari richiedono cerchiamo di agevolarlo, e è fantastico tutto ciò. Allora, ci puoi anticipare una delle vostre attività in programma a parte quelle del Parco Merola? Dunque, a parte il Parco Merola abbiamo una serie infinita di attività che stiamo svolgendo in altre città italiane. Abbiamo da realizzare diverse opere di street art a Napoli, non solo su superfici pubbliche ma anche su superfici, su edifici privati. Il 2017 credo sarà per noi un anno molto ricco di colore. Diversi comuni italiani ci hanno chiesto opere. Dunque, secondo me le highlights di quest'anno saranno il pieno avvio del tavolo nazionale di esperti di street art che noi coordiniamo in capo ad ANCI e a NG, perché sarà la prima volta che un gruppo coeso dei massimi esperti di street art in Italia si siedono a un tavolo e dopo, insomma, ripetuti incontri riescono a stendere un po' una visione comune. Linee guida certo per gli enti pubblici, ma anche un approccio particolarmente significativo nei confronti del privato profit e anche tutta quella strumentalità che raccontavo prima, tipica del programma socioculturale, che includa la street art o la creatività urbana, però esteso a livello nazionale. Quindi il lavoro di expertise di questi esperti sarà molto interessante e molto, molto importante. Abbiamo poi una mostra, per dire solo un paio delle attività che abbiamo in calendario, una mostra sponsorizzata da Ceres che riunisce 24 dei maggiori street artisti italiani. Hanno già prodotto le opere, questi ultimi, sono delle operette piccole, simpatiche, 10-40, ognuno ha realizzato una coppia di queste opere, ed è una campionatura, è una sorta di grande fotografia, a 24 fotogrammi, anzi, un film, della street art in Italia adesso. È in previsione a Torino, a Milano, a Roma e a Napoli, e magari la esporteremo anche in Inghilterra e altrove. E sarà interessante notare, mi sento quasi di chiudere così, come nel 2005 abbiamo fatto una simile esperienza produttiva invitando i writers del tempo a realizzare opere su dei supporti piccoli, proprio lo stesso formato, e loro, una parte di loro, insomma, hanno superato loro stessi, cioè si sono portati oltre il fenomeno. Qualcuno ha, devo dire, banalmente realizzato opere di graffiti, insomma, su delle superfici piccole, il senso di una miniatura, nulla di che. Qualcun altro invece ha voluto fare un movimento, come dire, citativo, cioè ha citato il fatto dei graffiti, l'ha trasformato in un oggetto culturale, da che era solo soggetto che esprimeva graficamente quella tipologia, quelle forme, quei segni. Adesso lo rifacciamo dopo 11 anni con la street art, che è assolutamente più matura oggigiorno, è assolutamente più forte, e speriamo di riconoscere in quei segni, in questi nuovi formati, ancora ulteriori fermenti per una grande condotta artistica, un grande fenomeno come quello della street art, che sempre più strada va conquistando, raggiunge centinaia di migliaia di curiosi, addirittura di esperti, nel senso che l'attenzione si fa più scolpita, più forte sull'oggetto street art, e cercheremo sempre di più, nelle more della nostra organizzazione nazionale, di valorizzare e promuovere questo fenomeno, e ricordando come da 20 anni fa si parlava di tutt'altro, si è trascorso ormai del tempo, e oggigiorno è assolutamente necessario che l'elevazione culturale sia soddisfatta, sia forte, laddove anche in contesti periferici come questi la capacità di trasformare i luoghi in nuove centralità è proprio uno degli obiettivi della street art. Che messaggio personalmente però ti senti di lanciare ai giovani o ai bambini che cercano una via di riscatto in questo quartiere periferico di Napoli? Solo un'espressione che torno a ripetere più volte, perché si parla di un certo contesto, perché si parla di un certo quartiere, perché si parla di certe mancanze e di
dall'altra parte di certi desideri, c'è una grande frizione. Quindi piuttosto che diciamo vagheggiare sostenendo che si può trovare lavoro, piuttosto che meglio esodare e poi dopo ritornare più forti, mi sento di esprimere una considerazione conclusiva, no? In qualche modo, riflettendo su questo messaggio. Creatività, non necessariamente urbana, ma la creatività, quindi la capacità di non rimanere su di sé, del singolo soggetto, la capacità di andare oltre i propri limiti o i limiti imposti da condizioni esterne, la capacità di sguardi laterali rispetto all'ovvio, quindi la creatività. La creatività come prodotto, cioè come se si generasse ogni volta, rinnovabile, tra la carenza di risorse e la forza del desiderio. Mi sembra questa sia la formula magica da consegnare a chi si appresta a vivere una vita matura o ancora nell'età adolescenziale, non dimenticando mai la capacità che ha la creatività di stimolare energicamente nuovi percorsi, nel dare nuove chance a se stessi, ma anche elargendone ad altri, partendo proprio da questi due fattori. Quindi la carenza di risorse, che vuol dire tanto, in periferia vuol dire troppo, e la forza del desiderio, la capacità di ripudiare dall'interno un'esplosione di energia di cui si ha bisogno soprattutto per vivere in contesti che non sempre concedono il privilegio del bello. La nostra intervista si conclude qui. Grazie Luca per la tua disponibilità e in bocca al lupo per le vostre attività. Grazie a voi e viva il lupo!